Buongiorno, buona giornata, innanzitutto buona domenica a tutti voi cari amici dal vostro Nicola da Lucia. Ebbene, sono qui di, beh, primo mattino non tanto, visto che sono quasi le 1. Il caro Sassuolo ne fa 4, il Bogor 4-2 alla Roma nel posticipo degli anticipi del sabato, diciamo così. A Reggio Emilia gli emiliani si impongono e come. Infatti già nel primo tempo i padroni di casa vanno in vantaggio per 3-0 con doppietta di un super Caputo al settimo e al sedicesimo, Juricic al 26esimo su assist di Berardi. Roma vede un pochino nervosa con tre gialli, Cristante, Sandone e Pellegrini. Nel secondo tempo la Roma ci prova con Dzeko al 55esimo, poi Pellegrini verrà espulso al 69esimo, rigore di Veretout al 73esimo, ma non basta perché al 74esimo il Sassuolo trova il 4-2 con Boga. E quindi chiude definitivamente la pratica, nonostante la Roma tenda l'ultimo cambio di Villar de Frel, ma non basta. Segno 1 che era quotato molto bene, nel senso che era una quota importante, tra il 4 e 25 e il 4 e 55. Sassuolo che con questa vittoria si posiziona al 13° posto con 26 punti. Ovviamente è nel giro di quelle compagini che stanno lottando per la salvezza prima possibile. Sassuolo veniva dal pareggio in casa della Sampdoria per 0-0. La Roma anche lei veniva dal pari in casa contro la Lazio. Ora che quindi Sassuolo sarà impegnata il 9 febbraio tra 7 giorni in casa della SPAL e la Roma invece tornerà tra le mura amiche dello Stadio Olimpico tra 5 giorni, il 7 febbraio, contro il Bologna. Che a proposito del Bologna, la sua nona posizione dice tutto con 30 punti. Vediamo statistiche. No, ah sì. Giusto per dare altri numeri, Sassuolo in casa ha totalizzato 16 punti e nelle ultime due ha vinto entrambe, prima contro il Torino e poi appunto contro la Roma. La Roma fuori casa è quarta con 21 punti e questa è stata la seconda sconfitta stagionale fuori dalle mura amiche, prima veniva da 3 vittorie e un pareggio. Bene, io vi rinnovo l'appuntamento con i video di ieri, anche il bel video dedicato a Gaucci, uno dei personaggi più, insomma, più intraprendenti dello sport italiano in generale, lo ricordiamo alla guida del Perugia. E, che dire, oggi oltre a questo video ce ne saranno altri, probabile che magari dopo questo ne faccio un altro dedicato ad un altro super poker, più che poker, al Paris Saint-Germain. In conclusione, Sassuolo-Roma. Sassuolo batte Roma 4-2 e si piazza al momento al 13° posto con 26 punti, mentre la Roma, con la sconfitta di ieri,
ha il rischio pericolo che l'Atalanta quest'oggi in casa contro il Genova possa fare i 3 punti e quindi superare i giallorossi e andare a quota 41. Anche se ricordiamo che la Lazio, che è terza a 46 punti, dopo la partita di oggi giocherà il 5 febbraio il recupero in casa contro il Verona. Insomma, campionato abbastanza equilibrato quest'anno, molto molto bello. Ciao a tutti, ci vediamo tra un po' con Paris Saint-Germain. Buona domenica, alla prossima, ciao!